Stasera andremo a fare delle domande per le quali le risposte si avverano soltanto nel 20% dei casi, perché ovviamente noi umani non è che possiamo tornare indietro nel tempo oppure cambiare il nostro passato. Seguiteci in questa nuova puntata di GoTV on the road! Venerdì sera, come mai la piazza del Duomo è vuota? Faccio l'intervista a me stessa, cosa ne pensi? Ciao, come ti chiami? Io sono Kevin, piacere. Cosa fai nella vita? Sono un ballerino, faccio ballerino. Wow, bello! Eh sì, dai, mi piace. È quello che volevo fare fin dalla vita, quindi è questo. Se potessi avere un superpotere, che potere sceglieresti? Oddio, credo il teletrasporto. Tipo, mi piacerebbe un botto evitarmi il traffico della gente, tipo aprire i portali e trasportarmi via da un posto all'altro così, per magia. Forse il teletrasporto. Anche se dico la verità, l'invisibilità. Però no, sono troppo egocentrico, devo farmi vedere, quindi no, teletrasporto. Wow, lo adoro questo ragazzo. Grazie. No, teletrasporto tutta la vita. Sì, credo che... Ciao, come ti chiami? Jacopo. Cosa fai nella vita? Musicista. Se potessi avere un potere, che potere sceglieresti? Mi ha sempre molto affascinato la lettura del pensiero, quindi probabilmente sceglierei quello, poter capire i pensieri delle persone. Se potessi scegliere come migliore amica o migliore amico un personaggio noto, chi sceglieresti? Charlie Puth, cantautore e cantante americano. Essendo che fai il musicista, ci sta. Sì, sarebbe interessante. Oddio, un personaggio famoso che vorrei come migliore amico, Michael Jackson, perché è morto in prendere i soldi. Lui ha le idee migliori, l'ho deciso. Con la testa. Sì, Michael Jackson. Ciao, come ti chiami? Muhammad Shah Said Tony Malak of Pakistan. Bello lungo il suo nome, ragazzi. Sì, sempre lungo nome, Muhammad Shah Said Tony Malak. Tutti i miei amici conosci per il mio Tony, nome Tony. A lui non c'è bisogno di fare le domande, perché a lui dai il microfono e fa tutto da solo, non ci posso credere. È da solo, da solo. Cosa fai nella vita? Studio, lavoro. Cosa studi di bello? Faccio l'elettricista. Se potessi avere un superpotere, Christian, che potere sceglieresti? L'invisibilità. Come mai? Sentire dire, capito, magari in mia assenza quando non ci sono io. Capito, sentire cosa pensano le persone su di me. E perché non ti fidi delle persone? Non è che non mi fido. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Erika. Cosa fai nella vita? Sono una speaker radiofonica. Ah, però, abbiamo trovato la persona giusta, Davide. Oggi è un venerdì sera, freddino, ma non troppo, ma si sta abbastanza bene. Ecco, si vede che è una speaker, proprio si percepisce. Se tornassi indietro nel tempo, in un momento storico preciso, che evento sceglieresti? Scegliere sicuramente un momento preciso in cui, mia nonna, ecco, sceglierei un periodo in cui ci fosse mia nonna ancora in vita. Bello. Quindi sì, sceglierei proprio quel periodo, quindi vorrei vivere più cose proprio con lei. Oddio, la caduta delle Torri Gemelle. Io ero piccolo, quanti anni avevo? Credo qualche mese. Caduta delle Torri Gemelle, per farmi la foto prima che cadessero. Tipo farmi una foto prima che cadano le Torri Gemelle. Oppure tipo dire, vedi che stanno per cadere, pagatemi. E magari tipo mi pagano perché io ho predetto che tipo cadessero le Torri Gemelle. Avresti preso un sacco di soldi. Hai visto? Ci pensi? Sì. Se potessi scegliere come migliore amica un personaggio noto, una celebrità, chi sceglieresti? Come celebrità italiana o straniera? Quello che preferisci tu. Celebrità internazionale. Beh, un'attrice che mi piace molto è Sandra Bullock, quindi non ho detto una dei tanti, ma a chi non piace? A chi non piace? Beh sì, Sandra Bullock, oh. Molto interessante come personaggio, quindi assolutamente sì. Chi vorresti essere per un giorno? Una versione migliore di me stesso, probabilmente. Solo te stesso? Sì. Bravo! Da oltre 35 anni ci prendiamo cura con passione delle vostre merci in tutta Europa. Nini Virta Transport SPA. La professionalità, la velocità e la precisione nelle spedizioni hanno fatto da sempre parte del nostro DNA aziendale.
trasportiamo via terra, mare e aereo, arrivando sempre puntuali a destinazione. Siamo l'unica azienda in Italia a utilizzare camion 100% elettrici, perché noi, al nostro paese, vogliamo bene. Nini Virta, un servizio chiavi in mano, logistica, distribuzione e operazioni doganali in sede. Magazzino gestito con radiofrequenza RFID per non perdere mai traccia delle vostre spedizioni. Ninivirta.it, la scelta sicura per arrivare a destinazione, sempre. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Con Triform Bench scoprirai il nuovo concetto di allenamento home fitness. La panca funzionale dal design unico e inimitabile, con inclusi tutti gli accessori per il tuo allenamento functional. Scarica l'app e divertiti a scoprire centinaia di esercizi grazie ai video training dedicati. Tieni sotto controllo i tuoi allenamenti con la fascia cardiaca inclusa. Facile da spostare e riporre senza spreco di spazio. Triform Bench, l'eleganza e la funzionalità made in Italy per il tuo allenamento home fitness. www.triformbench.com. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Ciao, volete fare un'intervista? No, volete fare l'intervista o no? Per GoTV, canale 63. Se potessi avere un superpotere, che potere sceglieresti? È difficile questa... L'onnipotenza vale, eh? Allora l'onnipotenza. Se potessi scegliere come migliore amica, migliore amico, un personaggio famoso, chi sceglieresti? Anche, no, amica, amico, Tom Holland. Perché? Perché secondo me è molto simpatico. Così, a pelle? Sì, a pelle, anche le interviste, è molto simpatico. Se potessi tornare indietro nel tempo, che evento storico sceglieresti? Evento storico? La Pentacontaitia, nell'antica Grecia. Antica Grecia. Perché proprio quel? Perché è un bel periodo, un bel periodo. Età d'oro di Atene, molto bello. Adoro, se lo dice Thomas, noi ci fidiamo. Se potessi tornare indietro nel tempo, in quale evento storico andresti? Uff, non lo so, tantissime, no, non posso scegliere. È qualcosa di, non so, un descubrimento, non lo so. Se lo penso bene sarebbe quello di imparare tutto. Sì, la penicillina. Se potessi scegliere come migliore amica una cantante famosa, un personaggio noto, chi sceglieresti? Come migliore amica? Oddio, che difficile. Beyoncé, dice la mia amica. Così fate all the single ladies tutte single insieme. Sì, sì, sì. Ti chiami? Marco. Cosa fai nella vita? Lavoro in un magazzino. Se potessi avere un superpotere, cosa faresti? Cosa sceglieresti? Soldi, poter cercare il modo di realizzarmi e fare soldi, per sopravvivere soprattutto. Se potessi scegliere come migliore amica un personaggio famoso o migliore amico, chi sceglieresti? Io, Ben Stiller. Come mai? Mi piace, mi fa ridere, non so, è una faccia simpatica. Se potessi tornare indietro nel tempo, cosa miglioreresti? La gente, le persone. Sceglieresti meglio? Sì. Cambierei proprio. Potessi avere un superpotere, che potere sceglieresti? Mangiare e diventare sempre più magra. Wow, adoro. Lei è la migliore, ragazzi. Se potessi tornare indietro nel tempo, ma in un evento storico preciso, in quale evento generale, quello che è successo nel mondo? Woodstock. Perché? Settimana di Woodstock, perché secondo me è il posto dove c'è stato la musica, la combinazione tra la musica e la gente nei primi anni, come si sfogava, come si divertiva, quindi sono del 94, quindi ho perso tutte le cose migliori. Ciao, come ti chiami? Alessio. Cosa fai nella vita? Web design. Se potessi tornare indietro nel tempo, in un evento storico preciso, che evento sceglieresti? Un evento storico della mia vita o generico? Generico. Ma no, non tornerei indietro da nessuna parte. Potessi avere un superpotere, che superpotere sceglieresti?
leggere nel pensiero. Come mai? È divertente, perché molto spesso provo a immaginare quello che gli altri pensano, quindi sarebbe divertente indovinarlo, no? E non ci becchi mai cosa pensa? No, vabbè, non me la pongo la questione. Se potessi avere come migliore amico, migliore amica, un personaggio noto, una celebrità, chi sceglieresti? Ma se contano anche quelle del passato, qualcuno... Tutto quello che vuoi tu. Einstein oppure qualche scrittore tipo Bukowski, qualcuno del genere. Quelli intelligenti. No, ma soprattutto personaggi particolari, con una visione del mondo diversa, non convenzionale. Se avessi un superpotere, che sceglieresti? E cosa l'ha detto qua? Lavoro per... adesso stare lì, ma devo lavorare, mangiare, pregare, basta. Il suo superpotere è pregare, io adoro. Io oggi festa di pakistano, eri di qua festa, oggi festa di pakistano, e pregare tutto musulmano, pregare. E poi ultimo 15 giorni fai Ramadan, inshallah, Ramadan. Tocca. TikTok, sì, Tony Malek TikTok, ce l'hai TikTok, mi piace per TikTok, Facebook, Instagram, tutto. Grazie mille. Ed eccoci amici di GoTV, finisce qui questa puntata di GoTV on the road insieme a me e Davide. Grazie per essere stati con noi, un bacio da me Livia, ciao!